Roccia e come tutti i giovedì parliamo di chitarra ritmica, d'accompagnamento. Abbiamo iniziato a esplorare un po' il mondo degli arpeggi e oggi andiamo avanti lavorando su un tipo di arpeggio di derivazione americana. Noi che siamo europei e per giunta italiani, quando pensiamo a un arpeggio pensiamo sempre a cose un po'... americano, magari uno stesso giro lo farebbe così. Che probabilmente è un po' più vicino alla musica che ascoltiamo abitualmente. Però, nonostante questo, finiamo sempre per fare le cose alla Gino Paoli, che per carità va benissimo, la sua utilità è una cosa bella, l'abbiamo anche trattato qui nelle puntate scorse, ma poi abbiamo bisogno di sapere almeno fare anche quell'altra parte. Questo tipo di arpeggi viene spesso definito come finger picking oppure come Travis picking. In sostanza si fonda sull'uso del basso alternato. È radicalmente diverso come impostazione della mano destra dagli arpeggi di derivazione classica per una serie di ragioni. Uno, l'arpeggio classico ha un doppio angolo della mano destra, un angolo in questo verso, cioè la mano non è una prosecuzione dritta dell'avambraccio ma è inclinata così, e poi è anche inclinato un po' in questo verso, ok? Quindi usiamo questo e abbiamo quello che abbiamo fatto la volta scorsa, per esempio. Qua invece questi due angoli tendono a scomparire e per appoggiarsi magari a volte anche sulle corde, in maniera da poter ottenere a volte delle specie di piccole percussioni sulla parte dei bassi. Non obbligatorio, ma spesso si fa anche questo. Quindi in maniera da distinguere anche timbricamente i bassi dagli acuti, è una cosa estremamente interessante e divertente. Un'altra differenza rilevante rispetto al mondo degli arpeggi classici è il fatto che si usano spesso soltanto tre dita, a volte anche due, però facciamo tre. Se lavoriamo sulle corde 6, 4, 3, 2, cosa succede? Indice e medio le mettiamo rispettivamente sulla terza e sulla seconda corda. Il pollice ondeggia tra un basso principale, che a seconda dell'accordo sarà sulla sesta corda oppure sulla quinta, e un basso secondario che invece qua manteniamo sempre sulla quarta. Quindi facciamo un po' con basso sulla sesta, otteniamo questo: pollice, medio, basso secondario, indice. Se fosse solo così però avrebbe un po' mazurka. Quello che abbiamo sentito prima. Cosa succede? Facciamo così. La prima volta, una volta sì, una volta no, dell'indice è accentato. Quindi, e copre il pollice successivo. Okay. Il brano che ti mostro adesso è tratto di nuovo da Accompagnare con gli arpeggi. Si chiama West Coast Love, lo trovi se hai il libro a pagina 40, se no comunque ti lascio il file in descrizione. Per qualunque domanda sai dove trovarmi. Ci vediamo giovedì prossimo per parlare ancora di ritmica e nei prossimi giorni per tutto il resto. Chitarra in mano, buona praxis.